diavolo. Non so cosa ci hai messo, ma quella roba picchia parecchio. Cazzo! Aspetta. Tu non vuoi creare un'arma biologica? Oh mio Dio, stai cercando una cura. Speravo, una volta recuperata la linea cellulare alla Cloverdale, di poter creare anticorpi in grado di contrastare gli effetti del virus. Gesù. Ma tutte le ricerche e tutti i mesi di lavoro non hanno portato a nulla. Non posso salvarli. Non esiste modo per invertire il processo. Rialzati, resisti sempre e riprova. Non hai visto cos'è successo? Le cellule di quel bambino sono letteralmente esplose. È per questo che non puoi mollare. L'hai chiamato bambino. Sai quante creature come lui ho ucciso? E non mi è mai passato per la testa che un tempo fossero persone. L'ho conosciuto una ragazza che parlava così dei furiosi. Per lei erano persone malate. Credevo che fosse matta, ma in realtà la vedeva come te. Pensi che sia matta? No, no. Anzi, sei la prima sana di mente che incontro da 2 anni. Ricordo la notte in cui ci siamo separati. E la verità è che non ti ho persa quando sei salita su quell'elicottero, ma la sera dopo. Io e Boozer siamo arrivati al campo profughi in cui pensavamo di trovarti. Ma i furiosi erano ovunque, gli elicotteri bruciavano e le urla erano strazianti. Abbiamo lottato, abbiamo vinto, ma restavano solo corpi. Corpi dappertutto. Ho guardato in faccia ogni singolo cadavere, saranno stati 1 migliaio o più. Ho controllato 1 a 1, quella è la notte in cui ti ho perso. E Boozer. Boozer, lui ha cercato di tenermi in piedi per i 2 anni successivi, ma io ero come svuotato, me ne fregavo. Poi ho visto in cielo un elicottero della Nero e ho iniziato a sentire qualcosa. Così ho pensato, vaffanculo, fanculo! Perché se ancora viva la troverò e fuggiremo in moto senza guardare indietro. Non voglio far parte di una milizia, combattere una guerra o vivere in uno schifo di campo. Perché sei ancora qui allora? Sono qui per te. Ti dedichi anima e corpo alle ricerche. Non hai mai smesso di lavorare. Mentre gli altri pensano solo a sopravvivere, tu cerchi di salvare il mondo. Sì, beh, senza troppa fortuna, direi. Quindi rialzati, resisti sempre e riprova. Torniamo alla Cloverdale. Servono attrezzature e tutte le informazioni possibili. Sul serio? Mi aiuteresti? Sì, certo. Perché so che tu credi in questo. Non arrenderti. Andiamo a nord. Quello è l'unico modo. Fingeremo di cercare scorte. Sì, ma senza tornare. Come 2 disertori. Se dovessero prenderci, finiremo alla furca. Ma saremo insieme. Signora? Sì? Dick, il colonnello ti cerca. Sì, vado. Fai i bagagli e torno presto. Grazie. Sì, signora.